Allora, Claudia Menzi, presidente di FEAD, tantissimi dossier per le imprese del waste management europeo aperti sul tavolo del confronto con le istituzioni dell'UE. Quali sono i principali sui quali state lavorando? Allora, esattamente come stava dicendo, abbiamo tantissimi dossier aperti. Diciamo che uno dei più importanti è certamente quello sullo shipment, quindi sulla movimentazione trasfrontaliera dei rifiuti, e in questo caso noi abbiamo fatto una grande attività di contrasto a una delle principali norme che volevano inserire all'interno di questo regolamento, cioè l'impedimento di poter trasportare materiali di scarto verso stati che non fossero appartenenti alla Unione Europea, e quindi questo ci permette di considerare anche una degli sbocchi nel mercato che sono attivi ad oggi, assolutamente controllabili e corretti, e che ci consentono di rispettare anche quello che è il riciclo del rifiuto nella sua giusta prassi. Poi abbiamo certamente il dossier sugli imballaggi, e questo è un altro tema aperto molto importante, e qui diciamo le tematiche, ci sono dei pro, ci sono dei contro rispetto a quello che è stato scritto nel regolamento. Per quanto riguarda il contro, sicuramente noi stiamo lavorando moltissimo per evitare che ci sia questo diritto di accesso prioritario agli imballaggi da parte dell'industria di produzione. Questo creerebbe delle condizioni di mercato non competitivo, e quindi di fatto non sarebbe rispettoso anche di quelle che sono le catene del riciclo che sono state implementate negli Stati membri, e specialmente in Italia, dove questa attività è molto sviluppata, come dimostrano anche i dati dell'Early Warning Report pubblicato l'8 di giugno di quest'anno. E poi non ultimo c'è questo tema che si sta aprendo sull'inclusione o meno di un divieto o di un valore limite per alcune sostanze considerate forever chemicals, quindi parliamo di PFAS, e anche qui bisogna fare molta attenzione prima di andare ad inserire limitazioni ulteriori, e noi come FEAD ci siamo per dare riscontro alle autorità, all'ECA e alla Commissione. Perché? Perché mancano ad esempio dei metodi standardizzati, riconosciuti, univoci, che quindi ci consentano anche di confrontare dei dati tra di loro, di avere dei dati che siano comparabili, e poi dobbiamo capire bene quali potrebbero anche essere gli impatti nella filiera del recupero se dovessimo riscontrare queste sostanze. Quindi è un tema che va attenzionato da parte nostra, va gestito con gli adeguati tempi, e vanno previste anche poi probabilmente delle implementazioni tecnologiche, delle innovazioni. Come settore rifiuti noi non siamo mai contrari all'innovazione tecnologica, anzi questa è un'opportunità che ci piace sottolineare, ma va fatto con attenzione, tenendo conto anche di tutti gli altri obiettivi che devono essere raggiunti all'interno proprio del nostro settore.